Lo spin, allora, lo spin mi fai girare il titolo, tanto per fare un po' di folklore, cercheremo di capire come i fisici sono arrivati a stabilire che esiste questa cosa. Per fare questo dobbiamo prima fare un passaggio indietro nella meccanica classica, quindi dobbiamo introdurvi una quantità in fisica molto nota e che si chiama momento angolare. Il momento angolare è una quantità classica, è il parente stretto, un'altra quantità che forse avete già visto in qualche altro mio seminario, che si chiamava la quantità di moto. La quantità di moto era il prodotto fra la massa e la velocità. Guardate qui, per chi c'era, l'esperimento facevo vedere due palline, tre palline, tre palline, quattro palline, quattro palline. Questa parte qua che si conservava, si chiama quantità di moto, prodotto della massa per la velocità di un corpo, che è un vettore che viene utilizzato molto per descrivere i moti traslazionali. Il vettore, il momento angolare di cui adesso faremo la conoscenza, è il suo parente stretto per andare a descrivere i movimenti che sono rotazionali. E quindi andiamo a farne un po' di pratica. Allora, io per introdurvelo vi faccio vedere queste quattro foto qui. Queste quattro foto, adesso io userò pesantemente il mouse proprio perché così chi dovrà vedere il video capisce cosa sto indicando, perché se io mi metto a indicare qua, poi quando vediamo il video non si capisce che cosa sto indicando, quindi anziché fare qui allo schermo lo farò da lì col mouse. Allora, queste quattro foto cosa che abbiamo qua? Abbiamo dei missaccati, abbiamo le marmellate, abbiamo dei formaggi, abbiamo una mummia. Allora, che cos'è che accomuna questi quattro oggetti qua, queste quattro... come? La conservazione, vero? Quindi scopriremo che così come la qualità di moto in certe condizioni si conserva, anche questo aggeggio che adesso ancora non conosciamo, che è un momento angolare, si conserva e la conservazione momento angolare è molto importante perché ci aiuta a risolvere tanti problemi. Allora andiamo a conoscere questo benedetto momento angolare e cominciamo, no? Tanto a vedere un primo effetto, adesso lo vediamo sotto, no? Guardate che ho visto il patinaggio si ghiaccia, no? La tipa in realtà non si dà più nessuna spinta, però va sempre più veloce, la rotazione sempre di più. Adesso capiremo che questo che abbiamo visto è una manifestazione di quella che è proprio la conservazione del momento angolare. Andiamola a vedere rapidamente, cerchiamo di essere rapidi perché no, poi dopo andiamo, facciamo tardi. Allora, in questo video introduciamo il momento angolare. Il video è in inglese, io cerco di tradurlo in diretta in italiano. Se apply a force down on this side of the wheel, I create a torque. Now torque is force times the distance. Se io faccio applico una forza dove dice la freccia verde, applico una coppia. La coppia che è la forza per il raggio rispetto al punto in cui è applicata la forza. Più la applica, questa crea una rotazione della ruota. Io definisco così un vettore che chiamo coppia, che è la direzione di questo pollice. Se la ruota gira in quel senso che ho visto, la direzione del pollice gira nell'altro senso è nel senso opposto. Il momento angolare è la stessa cosa, l'effetto di questa coppia crea un vettore che chiama momento angolare che mi dice quant'è la rotazione, che è dovuto alla massa, che sta generando la distanza della massa e la velocità di rotazione. Man mano che io aumento la coppia, aumenta il vettore momento angolare, perché aumenta la rotazione. Qui la massa è sempre la stessa, è sempre distante dallo stesso posto, però la rotazione aumenta. Adesso vediamo cosa c'è. Qui c'è già una coppia di forze, no? Perché c'è la corda che tira in su e il peso che spinge in giù. Se io lascio agire il peso, ovviamente si crea una rotazione. Questo perno ha ruotato in senso antiorario e noi vediamo la ruota che sta in realtà cadendo. Ok? È quello che sta dicendo il tizio. La coppia sta facendo, sta puntando verso, come dice la freccia viola, e il momento angolare pure varia, come dice la coppia, aumenta in quella direzione. L'effetto che vediamo
after I've already spotted the bicycle wheel, oscilla. Well, in that case, the bicycle wheel would already have angular. Adesso noi facciamo girare la ruota prima di mollare. Quindi esiste già un momento angolare, diretto come la freccia rossa. Okay, so let me try to get the wheel spinning. Lo facciamo girare. Questa l'abbiamo già vista in qualche altro mio video. Come on. E vedete che in realtà la ruota non cade. Perché? Perché il momento angolare che già esiste viene spostato e viene fatto girare in questa direzione. Adesso lo fa vedere nel video. Il momento angolare girava intorno al perno, proprio perché la coppia continuava a cercare di farlo girare. Lui già esisteva, era già orizzontale, e quindi la coppia non fa nient'altro che far girare questo vettore momento angolare. Risultato, la ruota anziché cadere rimane in piedi. È il motivo per cui la trottola sta in piedi, la bici sta in piedi, eccetera, eccetera. Vediamo altri due esempi di conservazione momento angolare. Uno l'abbiamo già visto, qui lo rivediamo meglio. Tiene in mano due pesi di massa 5 kg ciascuno. Quando l'assistente ruota su se stesso, il momento di inerzia complessivo del sistema è la somma dei momenti di inerzia dell'assistente, della piattaforma rotante e dei due pesi. Dunque, possiamo facilmente modificare il momento di inerzia complessivo chiedendo all'assistente di distendere le braccia. In questo modo, la distanza dei pesi dall'asse di rotazione aumenta, e con essa anche il loro momento di inerzia, che dipende dal quadrato della distanza. Proviamo a vedere che cosa succede se l'assistente compie questo gesto mentre è in rotazione. Tutte le volte che l'assistente distende le braccia, il suo momento di inerzia aumenta e la velocità angolare diminuisce. Perché il momento angolare è prodotto fa un momento di inerzia e velocità angolare. Era quello che succedeva alla patinatrice, esattamente. Adesso vediamo una cosa molto più interessante per andare a vedere poi di alla fine. Un'altra conseguenza curiosa della conservazione del momento angolare. Il nostro assistente terrà ora in mano una ruota di bicicletta che abbiamo appesantito avvolgendovi un tubo di rame. Mettiamo in moto la ruota. Cosa accadrà se una volta messa in rotazione la ruota, l'assistente inclinerà il suo asse di rotazione? Ricordiamo che, se la ruota gira in senso orario, il suo momento angolare sarà rivolto verso il basso. Se la ruota gira in senso anti-orario, il suo momento angolare sarà rivolto verso l'alto. Vediamo che cosa succede. Appena l'assistente fa ruotare la ruota, anche lui inizia a ruotare. Se l'assistente tiene in mano due pesi, è chiaro cosa succedeva? La ruota girava, no? Finché la ruota girava così, il momento angolare diciamo era in questa direzione. Ma lui teneva tutto fermo con i piedi, non c'era la possibilità. Poi leva i piedi, quindi adesso tutto può girare. Lui alza, gira la ruota in questo senso, quindi il momento angolare va improvvisamente, passa da così a così. Ma la parte verticale del momento angolare era zero prima, e siccome si deve conservare, qualcos'altro deve girare in un'altra direzione. Quindi lui girando la ruota così costringe l'intero sistema a girare in un altro senso, invertendo la stessa rotazione, costringe il sistema intero a girare in un altro senso. Nessuna spinta, nessuno da fuori interviene, è solo la conservazione del momento angolare che fa sì che, cambiando l'orientamento di rotazione della ruota, cambia anche la rotazione del tizio seduto. Questo lo vedremo alla fine, ricordatevelo questo perché è una cosa che poi vedremo anche a livello microscopico. Va bene, allora, fine della parte classica, questo serviva soltanto per introdurre questo concetto, momento angolare, perché poi lo spin, ovviamente, scopriremo, è qualcosa molto prossimo a questo momento angolare. Da ora in poi parliamo di fisica atomica. Lo spin nasce nello studio della fisica dell'atomo e quindi ora noi andremo a ripercorrere come lo studio della fisica dell'atomo ci costringe a introdurre questa quantità che si chiama spin. Breve storiella che avevamo già visto con i vari seminari. Nel 1800 Dalton diciamo, scopre l'atomo, che però nella sua teoria è fatto così, appunto è atomo, invisibile, un pezzo unico.
Poi alla fine dell'Ottocento Thomson, anzi 1904, Thomson riesce con i suoi studi catodici a scoprire che in realtà c'è una particella più piccola dell'atomo che l'elettrone, quindi arriva a questo modello atomico, questo qua, dove si pensa che elettrone e protone siano un po' messi assieme, perché probabilmente scoprendo l'elettrone deve nascere, deve esistere anche un protone, perché l'atomo è neutro, se ce n'è una negativa ce ne sarà anche una positiva. E poi dopo un po', qualche anno dopo, arriva Rutherford con questo altro, con il suo esperimento, quello degli urti, che avevamo visto anche questo nel seminario, la scossa nucleare, e l'esperimento delle particelle alfa che vanno contro la lamina d'oro, elabora questa nuova teoria con cui l'atomo è fatto in realtà così, con un nucleo piccolissimo, 10.000 volte più piccolo della dimensione dell'atomo, il resto è vuoto e gli elettroni che ci girano intorno. È costretto a pensare che gli elettroni ci girano intorno perché deve pensare a una forza centrifuga che compensi l'attrazione elettrica che c'è tra la carica elettrica e positiva e la carica negativa, se no qui per poter stare lontani vuol dire che questo qua deve girare. Adesso però andiamo a vedere quali problemi questo modello si portava dietro. Ci devo muovere un po' qui. Il primo problema è quello che si chiama luce di sincrotrone. Andiamo a vedere che cos'è questa luce di sincrotrone e poi capiamo perché è un problema. C'è il sincrotrone del MIT. Di solito, quando osserviamo la luce visibile, noi non vediamo i particolari di come la luce viene emessa. Questo perché di solito la luce viene emessa da cariche che si muovono su scala atomica, troppo piccola per vederle. Allora. Comunque, c'è un esempio in cui la luce visibile viene emessa da cariche che si muovono... Questo che state vedendo qua, adesso io lo faccio vedere così, questo apparato qua, si chiama sincrotrone. Una serie di magneti messi in linea che grazie alla forza magnetica curvano le particelle elementari e le fanno girare in tondo. E quello è un acceleratore di particelle, uno dei primi acceleratori di particelle. Quello che noi andiamo a vedere adesso, soprattutto per l'anticipo, è che grazie a una fessura che è stata fatta, è che quando le particelle girano dentro questo affare qua emettono della luce. Quindi andiamo a vedere, quindi vi ho già anticipato quello che vedremo, andiamo a vedere. Ah no. In questa stanza c'è il sincrotronica, troppo piccola per vederle. Comunque c'è un esempio in cui la luce visibile viene emessa da cariche che si muovono su grande scala, alla quale possiamo capire in dettaglio il moto delle cariche. Questo avviene negli acceleratori per elettroni di alta energia che si usano in fisica nucleare. Dentro tutto questo macchinario c'è un grande tubo circolare con dentro il vuoto spinto che sembra una ciambella e dentro il quale girano gli elettroni ad altissime velocità. I grandi magneti servono a mantenere gli elettroni su orbite circolari dentro la ciambella. Se potessimo guardare dentro il sincrotrone, vedremmo la ciambella all'incirca così. Ricordate dallo studio del moto circolare che il cambiamento di direzione della velocità implica un'accelerazione radiale, la accelerazione centripeta. Orbene, se una carica accelerata irradia onde elettromagnetiche, ci aspettiamo che l'accelerazione centripeta degli elettroni nel sincrotrone dia luogo all'emissione di radiazione elettromagnetica, in questo caso luce. C'è un oblò sulla ciambella che ci permette di vedere la luce irradiata. Lo vedremo, ecco, questa che vedete è la luce che viene prodotta semplicemente gli elettroni che girano in quel tubo lì. La luce tremola, perché gli elettroni vengono iniettati nella mano. Quindi questa luce qua che voi vedete, che sto indicando con il mouse, è una luce che viene prodotta dagli elettroni che girano all'interno di quel tubo a vuoto che è immerso nei magneti. Questa è una... è un fenomeno previsto dall'elettromagnetismo classico, le leggi di Maxwell. Noi l'abbiamo visto, qui lo vediamo nella sua realtà. Perché dico che è un problema? Perché se l'elettrone girando emette della luce, vuol dire che perde l'energia. Perché la luce è energia a sua volta. Ma se perde l'energia, allora vuol dire che rallenta. Ma allora se rallenta non può rimanere nella stessa orbita. E allora piano piano andrebbe spiraleggiando, andrebbe a cadere dentro il nucleo.
quindi questo modello di Rutherford del protone qua, elettrone che gira qua, sembra impossibile secondo le leggi dell'elettromagnetismo classico, leggi che hanno a quei tempi dimostrato una validità enorme, quindi uno non può dire è sbagliato l'elettromagnetismo, quindi c'era un problema. Il modello atomico di Rutherford, che pure era importante perché è venuto fuori dall'esperimento che negava quello di Thomson, sembra non poter esistere. È pulsante perché sono pacchetti di cioè questo non è una corrente continua, sono pacchetti di elettroni che girano, quindi tu la vedi solo quando sono in una certa posizione, loro irradiano in maniera tangenziale quando è la posizione giusta per cui l'energiamento c'entra la finestra che ti fa vedere, tu vedi la luce. Okay? Quindi il primo problema, come fa a esistere il modello di Thomson se in realtà questi emettono la luce. Secondo problema, questo qua, adesso lo devo vedere. Quindi lo vedo in inglese, provo a dirlo io, forse sente meglio, vediamo un po'. This is one of our funnest demonstrations to show atomic spectra. Vi faccio degli spectra. I'm going to show the spectrum of an incandescent bulb which is continuous. And then I'm going to show the spectrum of four different elements: mercury, nitrogen, neon, and especially hydrogen. Hydrogen will be important in the labs and in many other applications. So to show a spectrum, what we use is called diffraction grating. This looks like a piece of clear plastic, but it's not. Mi sto appena dicendo che questo pezzo di plastica qua, che sembra un pezzo di plastica qualunque, in realtà non è un pezzo di plastica normale. È un pezzo di plastica dove sono state fatte delle fessure, dei graffi, diciamo. Chi ha visto il seminario Quanti gatti, forse lì l'hanno visto, ha visto l'esperimento di Young, dove facevo vedere che Thomas Young scopriva che la luce è un'onda, come? Proprio facendola passare attraverso uno schermo tutto nero e due sole fessure. Queste due sole fessure producevano una figura di interferenza, che è il tipico comportamento delle onde. E così a quei tempi, dal 1800 qualcosa, 5 se non ricordo male, venne parzialmente risolta il problema se l'onda era un corpuscolo o se la luce era un corpuscolo o un'onda, che poi dopo sappiamo come è andata a finire. Qui stanno usando lo stesso aggeggio, solo che anziché avere solo due fessure sono tantissime, noi non le vediamo neanche nella plastica perché sono molto ravvicinate, quindi sono tantissime fessure, quindi il potere, diciamo, di separazione tra un colore e l'altro di questo aggeggio qua è molto più forte di quelle due fessure. Questo è come se fosse un super prisma, che però funzionano soltanto con luce visibile. Quindi lui, cioè, uso questo per farvi vedere che tipo di arcobaleno viene generato prima di tutto da una luce normale, incandescenza, e poi vedremo, come fa vedere qua, come vediamo solo una perché non ho tempo, la luce a mercurio. Andiamo a vedere. Is actually a piece of clear plastic on which an image has been inscribed with dark line, clear line, with about 10 to 13,000 lines per inch. So it's called a grating, just like a street grade has lines to it. And this allows you to resolve the spectrum of a source of light in the same way that a prism will resolve spectrum. So what we're going to do is to place this diffraction grating in front of a camera and show you the view of this continuous diffraction grating in place. And what you'll see in the image is the image of the incandescent bulb itself, and then to the right and to the left you'll see a rainbow spectrum that shows what wavelengths are present in this. You'll see, as you look on the right side, violet through all the colors of the spectrum all the way through red. So that's a continuous spectrum. We'll try next to look at a discrete spectrum of mercury. Now what this is, it's a discharge.
discharge tube, it has mercury in it. What I'll do is energize this tube, apply a voltage to the tube, and that causes the gas in it to emit spectral lines according to the spectrum of the element that we're using, in this case, mercury. So I'm going to locate this proper spot, turn off the continuous spectrum. Lui ha acceso questa lampada mercurio. La lampada mercurio è come queste lampade qua, nero, cioè c'è un gas in un tubo, faccio passare una scarica elettrica e viene prodotta una luce. Come vedete il mercurio ha una luce un po' bluastra, questa ci sono più, in realtà non è solo neon, le chiamiamo neon ma non è solo neon, qui ci sono tanti gas. Il mercurio produce una luce di questo tipo, bluastra. Andiamo a vedere lo spettro di questo mercurio. Quindi usiamo nuovamente quella plastichetta. So this is a mercury spectrum without the diffraction grating. I'm going to get it in focus here. It's a bluish colored spectrum. There are mercury vapor lights that are used as street lights. So this may look similar to you, this bluish tint to the mercury vapor. Now let's try it with the diffraction grating in place. Oops. And what you see in this case are a green line and a blue. Come vedete non c'è più la covalenza. Vediamo soltanto alcune righe, alcuni colori. Non vediamo molti colori come prima. Ne vediamo sono tre, non importa, ne vediamo noi. Però questo fenomeno succede non soltanto con mercurio, succede con tutte le lampade fatte con gas, con mercurio, con idrogeno, con azoto, ognuno ha la sua firma, la sua diverso spettro, però quello che è importante è che nessuno di questi mostra lo spettro con me. Quindi abbiamo un secondo problema, cioè come mai la luce non ha lo spettro continuo, ma solo lo spettro discreto? Allora vediamo come e chi risolve per primo questo problema, questi due problemi. Adesso io per farvi vedere la risoluzione di questo dilemma farò un po' come il professore Umberto Maria Licardelli Fantozzi, non ricordo se era il primo o il secondo. Io adesso vi costringo a vedere un filmato molto lungo del PSSC dove ci mostrano per intero l'esperimento di Frank ed Hertz, che è l'esperimento con cui viene confermata la teoria di Bohr. Io ho passato un mese a cercare di capire dove tagliare questo video, non ci sono riuscito. Quindi spero abbiate la pazienza che scrivo un video lungo, però io non ho avuto il coraggio di tagliare questo video. Secondo me è fatto talmente bene che sarebbe stata una cattiveria non farlo vedere. È chiaro che è lungo, quindi a me piace vederlo, non so come. Quindi vi chiedo scusa, grandi, su questo è una corazzata po' occhi, però ve la becchiate. Questo che vedete è il disegno dell'apparato di Frank ed Hertz e il risultato. Questo non significa niente, quando vedete il video poi capirete che senso ha questo grafico. Quanto dura? Ma ecco, è dura una ventina di minuti, forse un po' meno, ma forse meno, adesso non ricordo. Pronti via, partiamo subito così, spero che si senta bene stavolta. Tutto che vada. Io faccio negli anni 50 quando la fisica si insegnava per davvero. Adesso parla. Molti di voi ricorderanno di aver visto lo spettro del mercurio, un'intensa riga verde-azzurro, una riga azzurro-cupo e una riga violetto profondo molto difficile da vedere. Lo spettro del mercurio è quello che ho visto prima. Ricorderete pure che bisogna prendere precauzioni per ripararsi gli occhi dall'ultravioletto, anch'esso prodotto dagli atomi di mercurio.
Usando la pellicola fotografica si può vedere la parte ultravioletta dello spettro, così come la sua parte visibile. Fissiamo l'attenzione per un momento sulla riga intensa che c'è all'estremità sinistra della fotografia. Misurando la lunghezza d'onda relativa a questa riga, si trova 2537 angstrom. Ciò significa, come sapete, che tutta la luce che arriva qui ha questa stessa lunghezza d'onda e quindi ha la stessa frequenza. È luce che proviene da atomi di mercurio identici. Ma voi avete anche imparato che la luce si comporta come fotoni la cui energia è proporzionale alla frequenza. Perciò, tutti i fotoni che vanno in quella riga spettrale di cui abbiamo già parlato avranno tutti la stessa energia. Ve lo ricordate questo? L'avevamo visto sempre nell'esperimento quantigattico, che vi ho fatto vedere l'effetto fotoelettrico, che poi assieme alla teoria del corpo nero porta a dire che appunto l'energia della luce è una costante chiamata H, quindi la frequenza, quindi lui sta solo dicendo la stessa cosa. Quindi io spiego, chi ha visto quel video si ricorda tutto con la strada, chi invece non l'ha visto ci creda e basta. E mi piace che può parlare con un diritto di corona. Cioè, e uguale a 1, 2, 3, 9, 7. Peccato che non abbiamo 2, 3, 4, 5. Diviso per la lunghezza d'onda del fotone. Se questa è misurata in angstrom, l'energia risulta in electron volt. Dunque, gli atomi di mercurio dai quali vengono i fotoni di quella riga dello spettro del mercurio che abbiamo considerato, perdono tutti energia esattamente pari a quella del fotone. E ciò equivale a dire che gli atomi di mercurio, quando emettono fotoni, possono perdere energia solo a determinati pacchetti. La dettagliata e accurata analisi di molti spettri di righe di questo tipo, insieme ai risultati ottenuti da altri esperimenti, per esempio dall'effetto fotoelettrico, condusse i fisici dell'inizio del secolo a concludere che un atomo può assumere solo certi valori discreti dell'energia, che cioè il moto interno di un atomo assume solo certi valori dell'energia e non assume una energia qualunque. Questo postulato era uno dei principi fondamentali sui quali era basata la teoria di Niels Bohr, formulata nel 1913. Era un postulato così importante che James Franck e Gustav Hertz, l'anno dopo, escogitarono un esperimento al fine di verificarlo in modo molto semplice e diretto. Quindi, riassunto del modello precedente. Niels Bohr si inventa, senza nessun razionale dietro, nessun calcolo, un po' di buon senso, dice. Allora, io per risolvere quei due problemi, cioè il fatto che l'elettrone rimane sempre lì e non va giù, e per di più la luce è a pezzi, non è un covalente continuo, decido che all'interno dell'atomo soltanto certe orbite sono possibili, non tutte. Quindi quando si passa da un'orbita a un'altra, siccome sono solo alcune le orbite, si perdono solo precise quantità di energia. Ecco perché intanto questo non cade, quando sono arrivato all'ultima orbita possibile poi non può scendere oltre. Secondo, vedo solo poche righe perché le poche righe sono dovute ai pochi salti che sono possibili. Questo è quello che dice Bohr, quindi metti insieme queste teorie. Franck ed Hertz cercano di fare un esperimento e dire, ma se è vero questo dovrebbe essere vero anche esatto al contrario, cioè se io do energia all'atomo, questo assorbe soltanto energia a pacchetti e non qualunque energia, ed è quello che andremo a vedere. È proprio l'esperimento di Franck che vogliamo definire. La domanda che ci poniamo è questa. Se è vero che gli atomi di mercurio assumono solo certi stati energetici discreti, allora, possiamo produrre questi stati energetici con altri mezzi che non coinvolgano i fotoni? Per esempio, possiamo produrre un urto tra un atomo di mercurio e, diciamo, un elettrone di energia nota con precisione
in modo tale che l'atomo di mercurio sia indotto a passare da uno stato energetico ad un altro stato energetico? Possiamo colpire l'atomo di mercurio con un elettrone dandogli la giusta energia perché faccia proprio quel determinato salto in energia? Ora, prima di guardare l'esperimento effettivo, diamo un'occhiata ad un modello macroscopico, un'analogia grossolana, senza dubbio. Vorrei rappresentare l'atomo di mercurio con questo disco a ghiaccio secco che conoscete già. Rappresenterò poi l'elettrone con questa pallina da ping pong. In questo modello il rapporto delle masse è solo di circa 1000 a 1, mentre la situazione effettiva è che la massa dell'atomo di mercurio è quasi 500.000 di volte più grande di quella dell'elettrone. Questo va bene lo stesso, per l'effetto che vogliamo. Il disco a ghiaccio secco è questa cosa che vediamo qua, per chi non lo conoscesse, è un disco, qua dentro c'è del ghiaccio secco appunto, che siccome produce vapore, il vapore troppo uscire soltanto sotto il disco, il risultato il disco non fa attrito con la superficie. Quindi lui sta simulando con questo disco a ghiaccio secco un atomo libero. Non c'è attrito, quindi vedrete adesso che questo affare qua si muove liberamente, cioè sta spostando, basta un wafer per farlo spostare. Proseguiamo. Un'altra cosa va detta riguardo alle velocità delle particelle. Sapete che entrambe le particelle saranno in movimento. L'atomo di mercurio parteciperà del moto di agitazione termica di tutto il gas e si può mostrare che per temperature poco superiori a quella ambiente l'atomo di mercurio ha una velocità di circa 250 metri al secondo, mentre l'elettrone, se ha un'energia di un electron volt, diciamo, avrà una velocità di quasi 1.000.000 di metri al secondo e quindi dal suo punto di vista l'atomo di mercurio è essenzialmente fermo. Ora guardate questo urto. Se mando un elettrone da un electron volt contro un atomo di mercurio, vedo che l'elettrone viene via quasi con la stessa energia che aveva prima dell'urto. So che è così perché l'atomo di mercurio non acquista apprezzabilmente alcuna energia e questo è proprio quello che ci aspettiamo per un urto elastico con questo rapporto di masse. Ma questo in realtà non è ancora un modello molto buono, poiché sapete che con urti elastici non potete fornire energia al moto interno di un atomo. E allora cambiamo il modello, aggiungendogli questo, e non è ancora il modo migliore di rappresentare un atomo, ma è già un modello un po' migliore di quello di prima. Se ora gli mandiamo contro ancora un elettrone da un electron volt, questa volta vediamo che riusciamo a fornire energia al moto interno. Proviamo di nuovo. E questa volta guardate l'elettrone. Arriva a grande velocità e viene via molto lentamente. E infatti ha ceduto quasi tutta la sua energia al moto interno dell'atomo. Ma c'è ancora una cosa che non va. Se un atomo si comportasse così, allora ci aspetteremmo di potergli cedere una quantità qualsiasi di energia. Per esempio, urtandolo con un elettrone lento, cedo solo poca energia al suo moto interno. Se lo urto con un elettrone molto veloce, cedo molta energia al suo moto interno. Mentre abbiamo postulato poco fa che un atomo non si comporti così, ma che invece si possano cedere al suo moto interno solo pacchetti di energia di determinate grandezze. Fermo di nuovo, solo per essere sicuro che è chiaro tutto questo passaggio. Lui ci ha fatto vedere cosa avviene con un urto elastico. Un urto elastico fa una particella molto più piccola di un atomo, di fatto non succede niente. La particella che arriva si porta via la sua energia di prima. Poi ci ha messo invece quell'anidrido lì per vedere cosa succede quando invece l'energia viene trasferita al bersaglio. Avevo visto che l'energia viene trasferita al bersaglio perché l'argento si comincia a muovere e la pallina bianca in realtà va molto più lenta dopo che è urtato, quasi si ferma. Adesso mi dice, ora andiamo a fare questo tipo di esperimento facendo urtare veramente un elettrone contro degli atomi e vediamo che succede, cioè se posso trasferire qualsiasi tipo di energia, come avverrebbe con la pallina da ping pong, o se invece per un certo
range di energie, io ho solo multi elastici, cioè non trasferisco niente. Poi a un certo punto, quando sono a bordo l'energia giusta, tac, improvvisamente viene trasferita l'energia e quindi l'elettrone non si muove più. Vediamo come viene fatto questo esperimento. Se non è chiaro, mi devo fermare, eh? Se no, no, perché sennò siamo con il nostro video. Via! Quindi noi ci attendiamo che gli elettroni lenti subiscano solamente urti elastici e quindi non cambi la loro energia. Ma che se acceleriamo un elettrone fino alla velocità giusta, allora potrà subire un urto anelastico e cederà tutta la sua energia al moto interno dell'atomo. Ma fare un modello che si comporti così sarebbe veramente difficile. E allora andiamo a dare uno sguardo al nostro apparato. Noi useremo nell'esperienza uno speciale tubo a vuoto. Come vedete, ha una struttura di elettrodi piuttosto complicata e una grossa goccia di mercurio all'interno. Per esaminare in dettaglio questa struttura di elettrodi, ho qui smontato un altro tubo uguale che potremo guardare più da vicino. Vedete nel mezzo un piccolo catodo cilindrico col filamento dentro per riscaldarlo e qui c'è la griglia di controllo, un filo avvolto ad elica, un filo sottilissimo. All'esterno di questi elettrodi c'è una griglia acceleratrice, una rete metallica cilindrica e poi un anodo metallico concentrico con la griglia acceleratrice. Ora vi mostro la funzione di queste parti su di un disegno schematico. Cominciamo dal catodo col filamento che verrà acceso da una batteria a 6 volt e farà evaporare elettroni dal catodo. La griglia di controllo determina la corrente che passa attraverso di essa nella regione tra la griglia di controllo e la griglia acceleratrice. L'accelerazione subita dagli elettroni si può regolare per mezzo di una tensione variabile. E misurerò la tensione acceleratrice usata per fornire energia agli elettroni quando passano fra le griglie. Inoltre farò in modo che solo gli elettroni che passano attraverso la griglia 2 con una energia di almeno un electron volt possano essere constatati nell'elettrometro che è connesso all'anodo. Allora, lo dico con parole mie. Ho fatto che produrre qualche elettrone che si libera perché c'è troppo calore e l'elettrone si libera. A quel punto con un gioco fammi dire di pile io collego dei metalli, io creo delle forze elettriche che accelerano questi elettroni, quindi gli elettroni che vengono scaldati qua e si liberano un po', una parte viene catturata qui e pum, spinta contro quest'altro metallo qua, grazie a questa pila qua di cui io posso regolare la forza. Poi qua metto ancora un'altra pila, al contrario, che cerca di frenarli, quindi vabbè io voglio che poi l'elettrone una volta che è arrivato qui arrivi a quest'altro punto dove io li vado a raccogliere e a contare soltanto se ha una certa energia, se non ce n'ha abbastanza non voglio che ci arrivi. Vedremo poi perché voglio fare questo. Quindi semplicemente questo affare qua sta semplicemente creando gli elettroni liberi e poi li accelera e va a vedere quanti e con che velocità arrivano sul punto finale. Ora torniamo a guardare il tubo. Misureremo la corrente nel tubo al variare della tensione acceleratrice. E leggeremo questa tensione su questo voltmetro, da 0 a 30 volt, e la corrente anodica sull'elettrometro. Userò la scala intermedia che va da 0 a 2 unità di 10 alla meno 5 ampere. Quando aumento la tensione acceleratrice, vediamo che all'inizio non c'è corrente. E poi, aumentando ancora, la corrente comincia a salire.
E aumenti? Qui sta misurando la forza elettrica che noi generiamo e qui la corrente che misuriamo. A un certo punto salgo e finalmente la corrente comincia a salire. Con la tensione con continuità lentamente, pure la corrente aumenta. E gradualmente ritorna a zero. Fin qui tutto normale, più forza metto e più corrente metto. Ora possiamo introdurre gli atomi di mercurio sul percorso degli elettroni mettendo il tubo in questa stufa e riscaldandolo fino a circa 160 gradi centigradi. Quindi qui adesso cosa fa di diverso da prima? Lui scalda quella goccia di mercurio, quindi vaporizza. I vapori di mercurio finiscono fra le due griglie con cui io accelerato. E adesso vado a vedere che succede alla corrente man mano che io faccio salire di nuovo la forza elettrica. Vediamo se cambia qualcosa ora che ci sono gli atomi di mercurio in mezzo. Gli atomi di mercurio evaporano dalla goccia e si diffondono per tutto il tubo. Posso mostrarvelo facendo tante singole fotografie, così voi vedete svolgersi il processo più rapidamente. Riscaldandosi, il mercurio evapora dalla goccia, diffonde nel tubo, condensa sulle parti fredde e riscende giù verso la goccia. Ora, se gli atomi di mercurio si comportano secondo il nostro modello, cosa pensiamo che succederà questa volta quando aumentiamo la tensione acceleratrice? All'inizio, evidentemente, ci aspettiamo che non ci sia corrente finché gli elettroni non acquistano abbastanza energia per oltrepassare la barriera di potenziale. Poi, aumentando ancora la tensione acceleratrice, ci aspettiamo che la corrente aumenti come prima. Però questa volta ci sono gli atomi di mercurio nello spazio fra le griglie. E noi ci aspettiamo che gli elettroni urtino questi atomi di mercurio. Comunque, come abbiamo visto nell'esperienza col disco a ghiaccio secco, gli elettroni non cederanno apprezzabilmente energia agli atomi di mercurio finché gli urti saranno elastici. Perciò, anche se essi rimbalzano in giro un pochino, quando passano attraverso la griglia 2 hanno la stessa energia che avrebbero se non ci fossero gli atomi di mercurio. Ma aumentando ancora la tensione acceleratrice, arriveremo alla situazione in cui gli elettroni, passando da una griglia all'altra, hanno acquistato abbastanza energia da poter cedere un intero pacchetto di energia della grandezza giusta agli atomi di mercurio se li urtano qui a destra, vicino alla griglia 2. Allora cederanno tutta la loro energia agli atomi di mercurio urtati. E non avranno più la energia sufficiente per scavalcare la barriera di potenziale. A questo valore della tensione ci aspettiamo di trovare una notevole caduta nella corrente anodica. Proviamo e vediamo cosa succede. Ma prima devo cambiare la scala sul mio elettrometro per poter leggere la corrente anodica in unità di 10 a meno 8 ampere. Poiché con gli atomi di mercurio nel tubo la corrente complessiva diminuisce notevolmente. Adesso, aumentando la tensione acceleratrice, di nuovo all'inizio non si ha corrente. E poi la corrente comincia a salire come prima. Gli elettroni vengono accelerati tra le griglie sempre di più. Ecco, cambia qualcosa. C'è una caduta di corrente. Di colpo è successo qualcosa agli elettroni che ora non possono più arrivare all'anodo ed essere contati. Questo è esattamente ciò che prevedevamo. Quindi il nostro postulato e tutto il ragionamento che abbiamo fatto sembrano convalidati dalla esperienza. È chiaro che gli elettroni possono cedere agli atomi solo pacchetti di energia di determinata grandezza. Ma avrete notato che quando io ho smesso di aumentare la tensione acceleratrice, la corrente aveva ricominciato a salire. Andiamo avanti e vediamo che cosa succede se continuo ad aumentare la tensione acceleratrice. 12 volt, un'altra caduta. Ancora una salita, un'altra caduta, grande stavolta, un'altra salita,
Aumento gradualmente la tensione acceleratrice. Un'altra caduta, la quarta. Una quinta. E ora ho raggiunto la tensione massima che posso applicare a queste griglie. Bene, questo è davvero interessante. Penso che sia meglio rifare tutto da capo per vedere che cosa si può ricavare da questo risultato. Questa volta mi servirò di un dispositivo, registratore automatico, che farà un grafico della corrente anodica in funzione della tensione acceleratrice. Così avremo una registrazione scritta e potremo rilevare dal grafico i valori dell'energia per i quali si hanno le cadute di corrente. Aumenterò la tensione acceleratrice. Voi ricordate che all'inizio non c'è passaggio di corrente. Così ora vedete all'incirca qual è il rumore di questo sistema qui all'inizio. Aumentando ancora la tensione acceleratrice, la corrente comincia a salire. Ecco, ora comincia la prima caduta. Di nuovo la corrente comincia a salire. Un'altra discesa, grande questa volta. E poi un'altra salita. Osservate che ogni pollice della scala orizzontale rappresenta 5 volt. I dici stanno all'incirca proprio a 5 volt uno dall'altro. Vabbè, mi fermo. Vedete, questo qui era quel grafico che avevo visto prima. Quindi questo ci sta facendo vedere che a un certo punto l'energia viene tutta ceduta all'elettrone. Poi io man mano do ancora energia, quindi magari qualche elettrone un po' riprende energia, però a questo punto ne posso avere tanta che nuovamente appena urta un secondo atomo, pum, la riceve tutta. E così via. Quindi questo è l'esperimento che dà prova al contrario che la teoria di Bohr è corretta. Cioè, in effetti l'energia a un atomo può essere ceduta soltanto in pacchetti, così come in pacchetti viene soltanto perduta quando, evidentemente, come dice Bohr, un elettrone per qualche motivo salta da un'orbita energetica a una meno energetica. Viene confermata questa ipotesi, che era un'ipotesi ad hoc. Sono stato un po' più rapido dei 20 minuti forse. Adesso però non tutto è risolto. Perché? Perché la teoria di Bohr, poi facendo i conti bene fatti da Bohr, non riusciva proprio a spiegare tutti quegli spettri che abbiamo visto. Riusciva a spiegare forse lo spettro dell'atomo di idrogeno, ma già gli spettri degli altri atomi non riusciva a spiegare per bene. Così come non riusciva a spiegare altri due fenomeni di cui adesso vi parlo. Prima vi faccio vedere una cosa classica e poi vediamo il fenomeno atomico. Osserviamo cosa succede quando io faccio girare della corrente in un percorso chiuso. Faccio girare la corrente in un percorso chiuso, che è poi esattamente la stessa cosa che avviene quando un elettrone sta girando in un'orbita circolare o di qualsiasi altra forma chiusa. Qui vediamo cosa succede in questo esperimento qua. Allora, qui non c'è, questa qui è una spira, è un filo dove girerà della corrente in un senso e in un altro. E qua ci sono due magneti che creano un campo magnetico in una direzione, non so se è questa o quell'altra, comunque in una direzione, non importa quale. Andiamo a guardare corrente, c'è il campo magnetico che va o da qui a qui o da qui a qua, non ricordo, non importa. Vedete che il cerchio si muove. Se faccio girare la corrente nell'altro senso, si muove nell'altro senso. Poi c'è una forza di gravità che lo ferma qua, però. Quindi c'è una relazione fra un campo magnetico e la corrente che gira in un percorso chiuso, esattamente quello che avviene quando io penso che un elettrone faccia un'orbita circolare o di qualsiasi altra forma. Cos'è che sta succedendo qua? Sta succedendo che noi possiamo ipotizzare che
questo aggeggio qui con la corrente che gira si sta comportando esattamente come l'ago di una bussola. Ricordate, l'ago di una bussola è così: se io metto l'ago di una bussola vicino a un magnete, quello si orienta, cerca di seguire l'orientamento del magnete, che è questa cosa che viene qua. Qui l'ago della bussola è come se fosse verticale rispetto al senso di rotazione. Quindi, se io giro in un senso sarà girato così, in un altro senso sarà girato così, e a seconda di come messo il campo magnetico, questo cerca di orientarsi nel proprio campo magnetico. Ricordiamoci questo fenomeno, perché questo fenomeno è quello che ci permette di capire quest'altro fenomeno, che invece è un fenomeno microscopico. Questo fenomeno era stato osservato addirittura quasi alla fine del 1800, da un tedesco che si chiamava Zeeman, che di nuovo andava a guardare i famosi spettri che abbiamo visto prima, ma si è divertito, chissà perché, a metterli dentro un campo magnetico. Vediamo che succede. Here is the setup of the normal Zeeman effect. We will now split one spectral line into three spectral lines. To do that, we insert the lamp into the magnetic field by sliding it inside. Fa vedere lo spettro e poi mette la lampada che fa lo spettro dentro un magnete, in mezzo a un campo magnetico. Here is the setup of the normal Zeeman effect. We will now split one spectral line into three spectral lines. To do that, we insert the lamp into the magnetic field by sliding it inside. Now you see three spectral lines. We can now further optimize the separation of the three lines by increasing the magnetic field strength. We do this by decreasing the distance between the pole shoes. We just turn the spindle knob to do that. Vedete? Quindi quella che prima era una linea sola, è diventata tre linee. Vedete? Qui c'era prima una linea, ce n'è tre, altro gruppo di tre, tre, tre. Così come in certi casi una linea diventa cinque linee, o sette linee, oppure rimane semplicemente una linea. Questo era inspiegabile col modello di Bohr. Chi riesce a spiegare questo fenomeno è un altro fisico che si chiama Sommerfeld, il quale fa un ragionamento molto simile a quello che Andrea ci ha fatto vedere la volta scorsa, quando Keplero dice: ma le orbite non è detto che siano circolari, potrebbero essere ellittiche. Lui ripensa alla stessa rivoluzione che è stata fatta nell'analisi della forza di gravità, quando prima si pensava che le orbite fossero solo circolari, e poi arriva anche che dicevano sono ellittiche, cioè perché questo non può venire anche nell'acqua. Ma allora se sono ellittiche, io ho bisogno di due parametri per descriverli. Mentre un'orbita circolare ha soltanto il raggio, e quindi questo col modello di Bohr veniva bene, cioè io introduco un numero quantico che è l'energia o il raggio dell'orbita circolare, la stessa cosa, almeno sono la stessa cosa, cioè a parte che l'orbita è diversa, sono legati uno a uno. Invece Sommerfeld dice: no, attenzione, a seconda dell'energia che io ho, io posso avere più occasioni, più possibilità. È chiaro che se l'energia è quella minima, come in questo caso, io posso solo avere l'orbita circolare. Ma se l'energia è il secondo livello, io potrei avere un'ellisse, oltre che all'orbita circolare. Quindi io ho un'energia più grande, quindi posso avere o il cerchio più grande oppure un'ellisse, dove chiaramente, siccome ormai il fatto che sia tutto quantistico è di moda, anche se non c'è ancora un vero razionale dietro, Sommerfeld, che in realtà lo fa grazie ai conti che io non riesco a far vedere, ma non banalizziamo il suo nome, dice: vabbè, anche il rapporto fra l'asse maggiore e l'asse minore dell'ellisse deve essere quantistico, no? Cioè, i rapporti fra l'asse maggiore e l'asse minore possono solo essere 1, 2, 3, 4, 5, non 3,2, 2,7, 5,1. Non è che se lo inventa così come lo sto dicendo io, in realtà lui fa un ragionamento un po' più ortodosso, io proprio lo butto lì così perché tanto va bene.
ne introduce un secondo numero quantico, quindi c'è il numero che mi esprime il rapporto fra il raggio, l'asse maggiore e l'asse minore, che quindi a seconda di come io salgo con i livelli energetici può essere sempre di più, sempre più alto. Questo è, se io ho un terzo livello di energia, io posso avere questa ellisse, quest'altra ellisse dove l'asse minore è 2, o il centro dove è 3, e così via. Adesso poi mi fermo qua, 1, 2, 3 e 4. Questo ancora non risolve il problema dell'effetto Zeeman, cioè quello dello splitting delle linee. Ma Sommerfeld fa un altro ragionamento, dice, attenzione, pensiamo anche all'orientamento nello spazio di queste orbite. Io adesso scelgo, cioè se io scelgo una direzione qualunque, nel caso dell'orbita a energia minima, vabbè, avrò soltanto il centro, diciamo, sarà, girerà, se io scelgo questa direzione, il centro gira in questa direzione. Ma quando io invece ho l'ellisse, come in questo caso, io posso avere l'ellisse che va sempre che è coplanare all'eventuale orbita di energia minore, ma potrei avere, diciamo, un'ellisse orientata così, tale per cui la proiezione sempre sullo stesso piano mi dà sempre l'asse, il più piccolo degli assi possibili. Lo posso avere in questa direzione e la posso avere in quest'altra direzione. In sostanza lo sto dicendo, quando l'energia è minima io ho solo l'orientamento, quando l'energia è il secondo livello io ho tre possibili orientamenti, tre, guarda caso le tre righe che va anche oltre. Quando l'energia è ulteriormente al terzo livello io quanti ne posso avere? Uno, 2, 3, e queste qua si proiettano sull'asse minore intermedio, 4 e 5, e si proiettano sull'asse minore il più piccolo di tutti possibili. Quindi anche questo qui non è proprio il ragionamento che fa Sommerfeld, questo è una mia manifestazione, anche se in realtà lui introduce questo ulteriore numero quantico che è chiamato numero quantico magnetico, in cui dice: non tutte le orientazioni, qui l'italiano non mi aiuta, non tutte le inclinazioni sono possibili, anche le inclinazioni del momento angolare sono quantistiche. Io, scelta una volta una direzione arbitraria a piacere, non è che posso avere qualsiasi orientamento rispetto a questa direzione, ne posso avere soltanto un numero preciso, che è, se sono nel livello minimo, 0, se sono nel livello 1, 3, se sono a livello 2, 5. Con quello splitting dell'effetto Zeeman che vedevamo prima. Quindi la sintesi di tutto ciò è che dopo che c'è questa rivoluzione, diciamo, di Sommerfeld, per descrivere l'energia, anzi l'orbita, fatemi chiamare l'orbita perché loro ancora usano il concetto di traiettoria di orbita, degli elettroni nell'atomo, servono tre numeri. Un numero che è chiamato numero quantico principale, che dice qual è l'energia, un numero che dice qual è il momento angolare, cioè che tipo di orbita ho, che tipo di ellisse ho, se ho l'ellisse o un cerchio, oppure se ho l'ellisse molto stretta, un po' più larga, a seconda di quello che l'energia mi permette. E un terzo numero magnetico che mi dice come è orientata questa orbita, sempre che possa essere orientata, secondo un asse qualunque. Tre numeri. Ebbene, bastante questi tre numeri, finalmente vediamo sul detto spin, cioè spin è parlato, arriverà il spin, ancora non se ne è parlato. Nemmeno tre numeri bastano perché ci sono altri fenomeni che non vengono spiegati. E adesso andiamo a vedere pure questi. Allora, qui c'è un bellissimo video, un po' in francese, un po' in inglese, perché io ho fatto un collage di video che fa un po' di riassuntino, ci racconta un po' di cose, e qui finalmente adesso con questo video introduciamo questo benedetto spirito. Continuiamo.
il nous faut revenir en 1913. Cette année-là, le modèle atomique de Bohr décrivait correctement l'atome d'hydrogène. L'électron tournait sur des orbites circulaires correspondant à des niveaux d'énergie autorisés. En désignant ces orbites par des entiers positifs, 1, 2, 3, etc., Niels Bohr introduisait le premier nombre quantique de la physique moderne. Alors, qui a dit, lui ha appena detto quello che succede. 1913 Bohr introduce questo primo modello, un numero solo quattro che descrive le orbite circolari. Adesso arriva davanti, devo essere più bravo. Niels Bohr introduce il premier numero quantico della fisica moderna. Ecco qua, il numero di Bohr. Comme son modèle peinait à décrire des atomes à plusieurs électrons, le physicien allemand Arnold Sommerfeld l'améliora en 1916 en donnant aux électrons 2 degrés de liberté supplémentaires, pouvoir tourner sur des orbites elliptiques comme les planètes du système solaire et modifier sa trajectoire en présence d'un champ magnétique. Sommerfeld ajoutait ainsi 2 nombres, L, le nombre quantique orbital, et M, le nombre quantique magnétique. Qui ha detto quello che ho detto adesso? M, energia, L, tipo di orbita, e M, l'orientamento. Magnétique car l'électron se comporte comme un petit circuit électrique sensible au champ magnétique extérieur. C'est l'effet Zeeman, du nom du physicien hollandais qu'il avait découvert 20 ans plus tôt en étudiant le spectre du sodium. En approchant un aimant de la lampe, la raie jaune caractéristique du sodium se subdivise, preuve que l'électron subit une force électromagnétique qui modifie ses niveaux d'énergie. Sì, qui in effetti io prima ho detto, lo volevo dire ma non so cosa dirlo. Perché ci sono questi tre livelli? Proprio perché come abbiamo visto con la sfida di corrente, a seconda di come è orientato rispetto al campo magnetico, praticamente è diversa l'energia che ho. Se io sono già orientato uguale non devo fare niente. Se sono dalla parte opposta lo sforzo è maggiore, se sono un po' a metà strada, ecco perché l'effetto Zeeman quando c'è il corrente lo crea lo splitting, perché crea, mostra questa diversità che c'è fra il campo magnetico e l'orientamento delle orbite, se sono possibili questi orientamenti. Ma, come ho detto, qualcosa ancora manca. En 1916, l'électron vit donc avec 3 nombres quantiques. Le modèle de Bohr-Sommerfeld est performant, mais pas irréprochable, car il ne rend pas compte de 2 phénomènes qui sont autant d'énigmes pour la communauté scientifique. Deux phénomènes qui ne sont pas décrits. Le premier phénomène nous ramène à la spectroscopie du sodium. Quand le champ magnétique s'intensifie, la raie de sodium se subdivise encore. C'est l'effet Zeeman anormal. Quindi dice, se io vado sempre a guardare quell'effetto Zeeman, che era quello che mi aveva permesso di introdurre i numeri quantici, e metto un campo magnetico ancora più forte, ecco che scopro che ciascuna linea si divide in 2. Attenzione, numero 2, a questo punto il numero 2 è importantissimo. Come mai? Avanti. Non male, come dicono gli specialisti, car il leur est impossible d'attribuer ce résultat au mouvement orbital de l'électron. Le physicien autrichien Wolfgang Pauli pense alors que l'électron possède une propriété cachée, peut-être dissimulée dans un quatrième nombre quantique. Allora, Wolfgang Pauli, che avevamo già incontrato quando avevamo parlato della forza debole con il neutrino, non mi ricordo chi è sopravvissuto a quella, quel segnale lunghissimo, dice, allora forse c'è un ulteriore quarto numero quantico che descrive questa proprietà di stato, di non sapere cosa sia. Introduce, potrebbe essere questo secondo quarto numero quantico, che poi sarà proprio lo stesso. Andiamo avanti. Deuxième phénomène a été observé en 1922 par les physiciens allemands Otto Stern et Walter Gerlach. Ils font passer un faisceau d'atomes d'argent à travers un champ magnétique, puis le projettent sur un écran. Alors qu'ils s'attendent à ne voir qu'une seule tache,
il remarque deux petites taches symétriques. Esperimento di Sternberg. Adesso lo scrivo meglio. Un orbitale di Now consider a side loop on how you think field. You put a screen of bright, uncharged atoms through the non-uniform. Allora, Stern-Gerlach cosa volevano vedere? Stern-Gerlach volevano vedere se era proprio vero che sto benedetto momento angolare è quantizzato. Loro non stavano pensando lo spin. Loro volevano vedere se è vero che, come diceva la meccanica di movimento, ci sono solo alcuni orientamenti possibili nel momento angolare. Allora cosa dico? Io faccio partire un atomo che quindi ha questi elettroni che girano e quindi si comporta come una bussola, ok? E lo faccio passare attraverso un campo magnetico non uniforme. Perché non uniforme? Perché così se non è uniforme, a seconda di come è orientato eventualmente l'ago della bussola, la forza che agisce da una parte è diversa dalla forza che agisce dall'altra. Se fosse uniforme sarebbero due forze uguali e l'effetto sarebbe sempre quello di ruotare. Cioè, se sono non uniformi, una è sempre maggiore di un'altra e a seconda appunto, di come orientato cambia la diversità, cambia l'effetto netto di due forze. Quindi quando questi atomi sbattono sullo schermo possono succedere solo due cose. Se è vero che è quantistico, io vedrò soltanto delle macchie. Se invece non è vero e io posso avere qualunque tipo di orientamento, vedrò un'unica macchia uniforme distribuita. Questa è la sostanza. E quindi adesso questo lo ridice anche lui in inglese, io vedo le macchie. If an atom has a magnetic dipole, solid or disegni, the atom will curve upward. If the dipole is horizontal, there will be no net force, and the atom will travel straight. If the dipole has its north pole upward, orientation will produce a spiral. If these dipoles produce orbital motion of an electron, then as we've seen, there should be an odd number of spots. For silver and hydrogen, we should expect to see a single spot. However, both experiments found two spots. Here are starting Gerlach results for silver atoms. They're being with more of a rhythm. Along its center, when you... In realtà, a parte il fatto che poi tutto non si distribuisce anche lungo l'asse orizzontale, anche se qui è tutto ruotato, come vedete loro vedono solo due macchie, guardiamolo soltanto su questo punto. Due macchie, quindi sicuramente è quantistico, però mi frega, perché non ha i valori 3, 5, facciamo 2. Quindi Stern-Gerlach sono fregati dal fatto che c'è questo valore 2, che però a questo punto andiamo avanti e vediamo come viene risolto. Magnetic field have the greatest non-uniformity, we clearly see the splitting into the two. Due sono similar results for hydrogen. Lo stesso con l'orologio orbitale. Stesso esperimento. In 1987, the same year their famous ether drift experiment helped lay the foundations for relativity. Why has it been more than discovered the so-called line structure of the hydrogen spectrum? One of the most notable hydrogen lines is the so-called H-alpha line in the red region of the visible spectrum. In normal resolution, this looks like a single line of wavelength 656 nanometers. But by constructing an extremely precise optical system, Rankin and Morley were able to show that it actually consists of two lines about point. Allora lui dice, Michelson e Morley erano andati anche loro a guardare questi famosi spettri, quelli che abbiamo visto con la plastichetta. Però a un certo punto sono messi a usare uno strumento ottico veramente preciso e si sono accorti che quella che sembrava un'unica linea dello spettro dell'idrogeno in realtà erano nuovamente due linee distinte. Quindi sto numero 2 ci sta venendo fuori come il pane. 0.2 nanometers apart. That's a split bubble about 30 parts per million. Further precise observation of other atomic spectra showed more examples of this fine structure. En 1925, les physiciens hollandais George Uhlenbeck et Samuel Goudsmit comprennent que le quatrième nombre quantique existe et l'assimilent à une rotation de l'électron sur lui-même.
tourner sur soi-même se dit « to spin » en anglais. Le quatrième nombre quantique est nommé. L'électron est analogue à un petit aimant. Son spin est responsable du dédoublement des niveaux d'énergie dans l'effet Zeeman anormal. Et l'expérience de Stern et Gerlach montre qu'il ne peut prendre que deux valeurs, plus 1,5 et moins 1,5, comme si l'électron avait un pôle nord et un pôle sud. E loro cosa dicono questi olandesi? Vabbè, allora facciamo finta che anche l'elettrone sia... L'elettrone è di per sé una carica elettrica. Gira e anche lei ha lo stesso fenomeno magnetico che abbiamo visto quando abbiamo visto la spira che gira. Mi è stato notato che tutti questi split sono dovuti al fatto che c'è un effetto magnetico, perché c'è una carica che gira, quindi lo chiamo spin. In realtà così non è, qui entriamo proprio nell'aspetto quantistico, perché se si fanno i conti di quanto velocemente dovrebbe girare questo benedetto elettrone per produrre questi effetti magnetici di separazione che vediamo, verrebbero fuori che la velocità di rotazione è, non mi ricordo quante volte, superiore alla velocità della luce, quindi andrebbe in totale contrasto con la teoria della relatività, che in quei tempi era già comunque bella affermata. Quindi l'unico risultato è pensare a questa proprietà che noi chiamiamo spin. Perché abbiamo spin? Perché si manifesta esattamente come se fosse alle stesse proprietà di una rotazione. Di una rotazione che si rola, diciamo, di qualcosa carico. Però in realtà una rotazione non è. Non si sa cosa sia, è una proprietà intrinseca della materia. In questo momento della materia, per adesso sono dell'elettrone, per adesso solo dell'elettrone. Vediamo cosa ci dice il francesino qua. Ah sì. Cette vision classique d'une rotation propre de l'électron s'avérera finalement erronée, mais qu'importe. Le spin existe bel et bien, c'est une propriété intrinsèque de l'électron, comme sa masse ou sa charge, et l'image de la toupie a l'avantage d'être compréhensible. Les années 1925-1926 marquent l'avènement de la physique moderne, qui traite l'atome de manière totalement quantique. Qui introduce un phénomène divers de la histoire. Arriviamo nel 1920 e tutte queste belle cose che noi abbiamo chiamato modello di Bohr, modello di Sommerfeld, che prendono il nome di prima quantizzazione, vengono spazzate via, anche se poi le conclusioni sono le stesse, da un secondo modello che si chiama la seconda quantizzazione, frutto matematicamente di questo signore Schrödinger, quello del famoso paradosso di Schrödinger, dove utilizzando il dualismo onda-corpuscolo, incredibilmente, questo è non lo posso mostrare, nel senso che quindi posso poi farvi vedere soltanto un aspetto. Quindi andiamo a dire, ricordiamoci che le particelle sono anche delle onde, questo chi ha visto il seminario Quantigatti ha visto tutto questo fenomeno qua. Quindi introducendo anche l'aspetto ondulatorio delle particelle, rifà i conti da zero e riproduce esattamente i primi tre numeri, N, L e M. Una fisica identica a quella ipotizzata da Bohr e Sommerfeld. Non lo spin. Ma le prime tre sì. Quantique. Le modèle de Bohr-Sommerfeld est abandonné, les orbites sont remplacées par des orbitales, sorte de nuages électroniques, solution de l'équation de Schrödinger. Les électrons n'ont plus de position ni de trajectoire précise, mais juste une probabilité de présence. Fait remarquable, les trois nombres quantiques de Bohr-Sommerfeld subsistent dans l'équation de Schrödinger. N se rattache à la dimension de l'orbital, L à la forme, et M à l'orientation spatiale. Questo che avete visto in tutti i libri di scuola, no? Quando fanno la fisica atomica, gli orbitali, queste forme qua, quindi passando dalla fisica, diciamo, quantizzazione 1, dove ancora c'era il concetto di traiettoria, posizione e velocità, a questa meccanica ondulatoria che è totalmente fuori dall'intuitivo, si riproducono esattamente gli stessi fenomeni
che erano stati descritti dai tre numeri quantici di Bohr e Sommerfeld. Vi faccio vedere soltanto un aspetto dove dove si può vedere questa corrispondenza. Vediamolo con questo brevissimo video, dove cerco di farvi vedere cosa vuol dire meccanica ondulatoria e quantizzazione del momento angolare. Se lo faccio partire. Ci muoviamo lungo un'orbita circolare. Sono troppo rapido. Ci riprovo. Allora, ricordiamoci cosa diceva la meccanica ondulatoria, che l'ha fatto una chiamare così. Una particella a cui è associata una certa velocità è associata anche un'onda, diceva, la cui lunghezza è legata al suo momento, massa per velocità. Quindi che succede? Che se io, perché dico che la meccanica ondulatoria mi quantizza il momento angolare? Perché per girare intorno a questa orbita qua, un'orbita a caso, io devo avere una precisa velocità, altrimenti girerei su un'orbita diversa. Ma una precisa velocità mi stabilisce anche una precisa lunghezza d'onda. Quindi o io sono in un caso come questo, dove quindi la lunghezza d'onda sta un numero intero di volte dentro questa fase, quindi ogni volta che l'onda si ripropaga sempre su se stessa e quindi la particella ha una sua vita quindi stabile, ma se invece sono in un caso in cui non c'è questa molteplicità, vediamo più avanti, tipo questo, dove vedete che l'onda non si chiude su se stessa, ecco che l'onda si andrà a cancellare, a furia di sommarsi, ecco com'è che possiamo vedere, questo è solo l'unico caso che sono riuscito a tirar fuori, in cui si può vedere come la meccanica ondulatoria introduce naturalmente il concetto di quantizzazione del momento angolare. In realtà lo introduce anche a tutti gli altri, però la matematica è veramente complicata, anche questo è un po' grossissimo, però vi fa capire come il passaggio alla meccanica ondulatoria abbia dato poi quel formalismo elegante alla meccanica quantistica che poi permette di avere ancora più potere. Mentre soltanto un altro personaggio che si chiama Dirac è riuscito a costruire un'equazione dove si tiene conto anche di questo spin. Questo spin rimane invece una proprietà a sé stante. C'è in più questa proprietà che si chiama spin, che ripeto, per ora noi l'abbiamo vista soltanto sull'elettrone. Per adesso abbiamo parlato solo dell'elettrone o dell'atomo, perché l'atomo riceve proprietà dell'elettrone. Ma lo spin invece è proprietà di tutte le particelle elementari. Quindi adesso io, nell'ultima parte, ci sfidiamo a vedere come viene introdotto il concetto di spin per una particella a quei tempi sempre nota, che, avendo un difficile esercizio, non ha nulla di elettrico, ma è inerte, e cioè il fotone. Questo campo andrà benissimo per il nostro esperimento. Ci sono due antenne a circa 6 metri di distanza tra loro. La carica elettrica è pompata dalla trasmittente all'antenna e viceversa, avanti e indietro, alla velocità di 140 milioni di volte al secondo. È questa carica accelerata che emette le onde elettromagnetiche. Convertiremo il segnale ricevuto in suono da questo altoparlante e anche in corrente in questo strumento. Anche ora potete udire il suono perché interrompiamo il segnale trasmesso dalle antenne 1000 volte al secondo. Adesso facciamo l'esperimento. Le onde trasmesse dalle nostre antenne sono polarizzate con la vibrazione elettrica parallela all'asta metallica o antenna. Questo è in relazione col fatto che noi pompiamo la carica avanti e indietro lungo l'asta ed è l'accelerazione della carica che determina la polarizzazione dell'onda emessa. Si può vedere la polarizzazione di queste onde che noi riceviamo col ruotare
l'antenna. John, gira di 90 gradi l'antenna trasmittente. Infatti adesso l'antenna sta mandando onde radio polarizzate, in modo che il campo elettrico è perpendicolare all'antenna. Vediamo un altro caso. Microonde. Stesso film. So I'll just turn on the transmitter and here you hear 1 kilohertz, which is the modulated signal, and it's received by this antenna, which is a straight wire like this, and this is the emitter. And to demonstrate to you that it really goes from here to here, if I put my hands in between, my hands absorb 3 centimeters. It's not there. There it is. Not there. Now, when you rotate it now 90 degrees. Course. So now it's the electric field goes. So if I rotate this 90 degrees, there comes the signal back. So now the E field is like so, and the antenna receives it like so. Now I have one brain teaser for you. And I want you to think about that. We can actually have a vote on that. I have here a wooden frame with metal bars. And I'm going to put that in between here. So we have the situation that we are transmitting electromagnetic wave with the E-field going like this, and the receiver is perfectly happy. The receiver is also aligned like this. There you have it. I can put this grid in like so, so that the bars are in the same direction as E. But I can also put it in like so, so that the bars are perpendicular to E. If I make you a drawing, if you would look in this direction, then I can do one of two things. Either the bars are like so, or the bars are like so, but in both cases is the electric field coming in like this. Who thinks that if I have the bars vertical, that the electromagnetic radiation will go straight through without any problem? Who thinks that maybe it will not get through? Who thinks it will get through? Who thinks it will not get through? Now I do this. Who thinks that the electromagnetic radiation, the oscillating E field, can easily go through this? It's very evenly divided. You have about 25, 25, 25, 25. Okay, we'll see. 1 kilohertz. E field is like this. Receiver is receiving it. What do you want me to do first? This or this? Let's do this first. Nothing. Not absorbed. Go straight through here. Now rotate it 90 degrees. So in this configuration, the electromagnetic radiation. E anche se io avessi delle onde che non sono polarizzate, le posso sempre polarizzare anche la pallina. La pallina fa passare solo quelle in una certa direzione. Ok? Tutto sto casino lo fa vedere solo per questo. No, è totalmente indifferente dalla frequenza. È solo dovuto all'orientamento. Un po' chiaro, attenzione, è tutto indifferente, poi in realtà nel mondo reale, poi non è che sono proprio perfette le polarizzazioni, quindi poi passa da fuori. Ovviamente ho parlato di fotone, lo vediamo anche con la luce, no? Gli occhiali polarizzati, quindi già si vede qua che io vedo in maniera diversa qui da qui. Facciamo questo esercizio, io guardo fuori, se ruoto non succede niente, quindi la luce che sta arrivando da fuori è non polarizzata, no? Perché io giro ma non succede niente, non cambia l'intensità. Chiaramente se io uso 2 occhiali polaroid invece, ecco che l'intensità cambia, quindi anche la luce è polarizzabile, ok? D'altra parte era. In Italia stiamo sempre parlando di onde elettromagnetiche,
succede una cosa curiosa a cui non so se ci avete mai pensato. Non vedo la luce riflessa dal pavimento. Vedete che qui l'intensità sì che cambia. Vedete? È proprio il motivo per cui voi preferite gli occhiali Polaroid agli occhiali da sole normali. Perché da sole normali scuriscono e basta, invece i Polaroid evitano il riflesso. Lo schermo del PC produce le luce polarizzata. Lo schermo da televisione pure. Adesso però attenzione che se prendo lo schermo di certi contenuti, tipo questo, perché mi sei fermato, maledetto, in realtà cambiando l'orientamento non ho che cambia l'intensità che va a zero, cambia il colore. Noi fino adesso abbiamo visto solo la polarizzazione lineare, questo invece cambia colore. Cosa vorrà dire? L'avevo già vista. Andiamo a introdurre il concetto di polarizzazione circolare, che chiaramente ci porterà poi al concetto di spin. Vediamo un po' se questa animazione che sto per farvi vedere che consider a radio transmitter. Ci ho messo sotto a pushing light comes back and forth along its antenna. This generates an electric field which oscillates parallel to the antenna and travels away at the speed of light. E questo l'abbiamo già visto. Imagine being able to see this electric field oscillate as it comes towards you. You would see the field oscillate between pointing up and pointing down. The path it traces out over each oscillation period is a vertical line, and the wave is said to have vertical polarization. Now imagine we rotate our antenna 90 degrees so it's parallel to the ground. We'll now see the electric field oscillate left to right. The wave is horizontally polarized. Here we have the B state on the right and the H state on the left. In the middle, we show the sum of the two electric fields. As time goes on, this composite electric field traces out a diagonal line, which we could call the 45 degree state. If we form the difference of the B and H fields, which is the sum of the B state and a flipped version of the H state, we get a wave polarized at minus 45 degrees. By combining the B and H polarizations in different ways, we can produce a wave polarized at any angle theta. We simply need to add appropriately scaled B and H states. As time goes on, instead of changing its length, the electric field under a certain position traces out a counterclockwise circle. We call this a circular polarization, as opposed to the linear polarization of the B and H states. A superposition of the B state and the negative of the delayed H state is also circularly polarized, but the electric field rotates in a clockwise direction. We call this left-handed circular polarization. As an aside, at radio frequencies, circularly polarized waves can be generated in the helical antennas, are very important in satellite communications. While circularly polarized states R and L can be considered superpositions of the linearly polarized states B and H, the superposition of the R and L states produces the B state. Moreover, superposition of the V and minus L states produces the time-delayed H state. So we can just as well think of the linear states as superpositions of the circular states. Quindi quello che io volevo farvi vedere è che noi possiamo pensare a una polarizzazione lineare come una sovrapposizione di polarizzazioni circolari, o viceversa, una polarizzazione circolare come una sovrapposizione di polarizzazione lineare. Quindi la polarizzazione circolare vive e lotta insieme a noi sempre. Quando c'è una polarizzazione lineare, questa può sempre essere vista come la somma di due polarizzazioni circolari. Che vuol dire? Che noi possiamo dire che il fotone ha sempre una polarizzazione circolare o una somma di polarizzazione circolare. Ma cosa c'entra questo con lo spin? Che mi frega della polarizzazione? C'entra perché lo vediamo così. Innanzitutto vediamo questo tipo di materiale qua, la calcina, che cosa si chiama. Si alza poi alla fine.
lo spazio di Slack, accendi l'ottica. Vedete, ha spezzato in due l'immagine di questa linea, ok? Ora, se vi ricordate quando avevamo già insegnato la rifrazione a scuola, dicevano, in realtà il diverso angolo con cui esce è dovuto al fatto che cambia la velocità di propagazione della luce nel mezzo. Qui quello che succede è che sembra che questo materiale qua produca due raggi diversi, che siccome sono a due angoli diversi, questi due raggi hanno due velocità diverse tra di loro. Questi due raggi che noi vediamo, visto che siamo separati, sono in due angoli diversi, la legge di rifrazione dice che ogni angolo ha le sue velocità, stanno andando dentro quel raggio lì a due velocità diverse. Ma che raggi sono? Che immagini sono queste? Andiamo a vedere che immagini sono. Mettiamo un polaroid. Prendo un po', una, l'altra. Quindi quello che sta succedendo in questo cristallo qua, se lo sto a fermare, è che lui prende le due polarizzazioni della luce e una la fa viaggiare a una certa velocità, un'altra la fa viaggiare a un'altra velocità. Questo mi permette, se ricordate quando ho visto prima, che io posso creare una polarizzazione circolare usando le polarizzazioni lineari a seconda di come le sfaso, di creare una polarizzazione circolare, di come ricambiare a seconda di quanto io possa inspessire o meno questo aggeggio qui. E quindi ecco l'esperimento che va a misurare se questa polarizzazione si comporta con un momento angolare. Un certo Beck nel 1936 misura in maniera meccanica, diciamo, lo spin del fotone. Vi ricordate quel signore che quando girava si metteva a girare per lui? Qui fa la stessa cosa, dice bene, io produco una polarizzazione circolare in una certa direzione usando sempre quel materiale di prima. Poi la faccio passare di nuovo in un altro materiale che non fa nient'altro che invertire la polarizzazione che c'è. Se invertendo la polarizzazione questo si mette a girare nell'altro senso, esattamente come avveniva per il signore nella sedia, allora vuol dire che questa polarizzazione si sta comportando esattamente come un momento angolare e quindi come uno spin. Quindi anche il fotone ha uno spin. Poi verrà misurato con spin 1, anziché spin 1,5, perché è attestato anche se uno poi non viene visto. Statistiche di Bose-Einstein da una parte, di Fermi-Dirac dall'altra, si riescono a capire i comportamenti anche termodinamici dei gas, cioè così come si riesce a capire l'interazione tra una previsione degli elementi grazie allo spin. Lo vedete su tutti i libri di scuola, con lo spin, allora 1, 2, 1, 2, 8, 7, 8, cioè questa proprietà che si comporta come un momento angolare, ma non è associata a nulla che gira, è semplicemente una proprietà intrinseca della materia, nasce grazie alla fisica atomica, avete visto con quale razza di travaglio, esclusivamente sull'elettrone inizialmente, ma poi si scopre essere una proprietà di tutte le particelle elementari, poi è fondamentale nella risoluzione di tantissimi problemi e soprattutto nella progettazione degli esperimenti per andare a trovare le particelle rovere che, essendo che si comportano come un momento angolare, quello si conserva, quindi la conservazione dello spin, delle reazioni
che vengono prodotti dagli oscillatori è un vincolo in più che mi permette di capire è successo quello anziché quell'altro. Direi che vi ho fatto girare abbastanza la testa, per oggi abbiamo finito. Grazie della la disposizione per domande che ti ha coraggio di fare. Posso dire? 1:42, direi che uscite abbastanza questo a firmare. Dimmi. Cioè, siccome si è passato la presentazione della presentazione circolare dell'elettrone intorno all'atomo, che vi potete vedere, ha presupposto che c'è anche l'ellisse, per cui sì. Sono delle polarizzazioni su 3, 5 e così via. Ma anche nel fotone ci deve essere questo, perché tu puoi vedere soltanto circolare. Proprio polarizzazione. Però c'è polarizzazione. Polarizzazione ellittica, che non è stata parlata. Quella non è la polarizzazione, si può dopo la polarizzazione. Quella che ho visto solo negli elettroni non era la polarizzazione, era semplicemente delle traiettorie. Sì, però voglio dire, anche gli agli fotoni. Certamente, c'è stato. Posso presupporre che giri. Perché se c'è una polarizzazione che è maggiore di quella in X, se quella in X è maggiore di quella in Y, e sono sposate, potrei avere anche quella lì. È quello che succede sui figli, cioè quando butta fuori il progetto assiale, c'è un vortice, praticamente c'è una sorta di mescolamento non assiale semplice. Perché c'è anche la precessione. No, ruota così, cioè sono delle spirali all'interno, perché si suppone che siano delle polarizzazioni schematiche. Beh, questo non è così. Certo, non sono nessuno. Giusto? E poi uccisi tutti? Il modello di scenico non è tanto considerato no, scenico non è. Scenico non ce la fa, infatti è tira quello che riesce a mettere. Schrödinger, i primi tre, e non lo spiega, i primi tre, Schrödinger, come ho detto prima, Schrödinger riesce soltanto a scrivere N, L ed S, soltanto Dirac riesce a metterci anche S, con quella famosa equazione che è stata l'equazione dell'amore, felice per il monaco al seminario, ma però si è veramente tardi, comunque c'è un mondo dietro. Va bene, di nuovo, grazie a tutti, buona estate, spero che possiamo fare anche questo video, buona estate.